sono stati 35 giorni di terrore. Io non pensavo di tornare viva. Certi marchi rimangono, certe ferite non si rimarginano mai. È lucida Anna Bulgari, ma non distaccata, mentre ricorda i terribili momenti vissuti insieme al figlio Giorgio Calissoni, entrambi rapiti nell'83 da banditi sardi nella loro villa di Aprilia e tenuti prigionieri per 35 giorni. È questa una delle pagine più brutali dei sequestri, perché a Giorgio, allora 17enne, venne tagliato un orecchio. Riccardo mi disse, dice, dal momento che la tua famiglia non ha onorato la scadenza, quindi dobbiamo procedere con il taglio dell'orecchio. Una vicenda che a quasi 40 anni di distanza viene raccontata nel docu-crime Ti ho visto negli occhi, il rapimento Bulgari Calissoni, disponibile su RaiPlay per la regia di Andrea Menghini, ideato e scritto da Vania Colasanti. Si intitola Ti ho visto negli occhi, questo docu-crime per RaiPlay, perché Giorgio Calissoni durante la prigionia riuscì a vedere uno dei banditi attraverso una fessura nella benda. È un lavoro costruito come fosse un dialogo, l'ultimo, tra Anna Bulgari e Giorgio Calissoni, che si riescono a dire cose che forse non si erano mai detti. Attraverso testimonianze dei protagonisti, servizi giornalistici e documenti dell'epoca, lo spettatore partecipa con pathos a tutte le fasi del sequestro, la dura prigionia, le difficili trattative, la drammatica mutilazione, fino alla liberazione. La cosa che più mi ha colpito di madre e figlio è la dignità, la compostezza con cui loro sono rientrati in quel dolore, in quella vicenda, e soprattutto colpisce come una donna di 93 anni abbia quella forza e quell'entusiasmo di vivere attraverso la cultura, attraverso la letteratura e anche attraverso il dolore della sua storia. Madre e figlio legati profondamente non solo dall'amore ma anche dal coraggio e da una forza di carattere non comune. Perché io gli devo questo debito di riconoscenza. Perché lui forse con il taglio dell'orecchio mi ha salvato la vita. Così Anna Bulgari, a cui il film è dedicato, scomparsa lo scorso maggio a 93 anni. Una donna di grande cultura e ironia, che ha subito una violenza anche morale che non ha mai dimenticato e che l'ha portata a cambiare il verso di uno dei suoi amati autori classici. E lei, sempre con richiami poetici, trasforma il celebre verso di Virgilio sull'amore nell'orrore vince su tutto.